Partiamo oggi con un buongiorno naturalmente ai nostri internauti, ai nostri telespettatori per un punto informativo culturale che riguarda appunto la presentazione di un libro di un caro amico che è venuto a trovarmi proprio oggi, Giuseppe Maurizio Piscopo. Ciao Maurizio, come stai? Ciao a te, buongiorno a tutti i telespettatori, a quelli che seguono questa tua trasmissione, che seguono te con affetto. Con affetto, sì, sono i nostri amici del moderatore.it di Sicilia HD naturalmente. Sì, oggi ho voluto invitare fortemente il mio amico Maurizio Piscopo per presentare quest'opera, La vita è un alfabeto, e già il titolo dice tutto, come potete ben vedere. È una raccolta di storie, se possiamo anche definirlo così, storie, ma anche ben illustrate da tanti amici che ti hanno collaborato in questo prodotto. Illustrato da Tiziana Viola Massa. Tanti amici che ti hanno supportato a questa iniziativa. Con l'introduzione di Salvatore Ferlita. Salvatore Ferlita, lo dovete, che ho conosciuto in una delle nostre iniziative, che ti ha preparato questa bellissima prefazione. È un libro che ci consente anche di capire, perché trattiamo di storie vere e non storie inventate, quindi momenti molto importanti che ti riguardano la tua vita professionale, perché ricordo a tutti noi, soprattutto a chi ci sta guardando in questo momento, che Giuseppe Maurizio Piscopo è un maestro di scuola elementare, anche un compositore, un musicista, l'avete visto con la sua strepitosa fisarmonica qui nei nostri studi ad allietare quelle puntate fatte insieme. Naturalmente lui scrive da una vita, ha una serie di libri importanti e collaborazioni di livello, non sto a leggerveli tutti, ma sono chiaramente qui perché l'invito è quello che dovete comprare questo libro, uno perché dobbiamo sostenere l'editoria siciliana, due perché va sostenuto l'autorato siciliano, ai compositori e agli scrittori siciliani in particolar modo. Dico, noi vogliamo fare discriminazione verso gli esterni, ma la Sicilia ha davvero tante potenzialità, tanto da raccontare, ha tanto da far esprimere attraverso i nostri grandi e eccellenti uomini e donne di questo paese. Ma soprattutto vorrei darti adesso parola, perché Maurizio, dici un paio di cose di questo strepitoso e ultimo lavoro editoriale. Ormai ho 70 anni, li ho compiuti l'8 marzo, ed era giusto far ritornare ai bambini le cose che loro mi hanno insegnato. Un giorno un bambino di prima mi ha detto: maestro, quali sono i segreti degli alberi? Oh, è una domanda tranta, per dirlo in inglese, forte, veramente forte. Ho detto: ragazzi, io risponderò a questa domanda, però vi chiedo 3 giorni di tempo. 3 giorni mi sono serviti per telefonare in America, in Australia, per chiedere ai botanici, a tutti quelli che conosco, come potevo rispondere ad un bambino piccolo a una domanda così difficile. Certo. Perché una cosa è dare una risposta all'università, ai ragazzi grandi, ma vai a dargli alle bambini piccole. Insomma, dopo 3 giorni ho dato la risposta, loro hanno fatto dei disegni bellissimi ed anch'io ho scoperto delle cose degli alberi che non conoscevo, quindi ho raccontato questa storia. E poi ci sono storie di bambini che sono più avanti degli adulti, 2 fratelli che rimangono bloccati così nella ruota panoramica a Genova, e quando i vigili del fuoco li imbracano, li fanno scendere, alla domanda dei giornalisti: ritornereste di nuovo sulla giostra? I bambini hanno detto sì, è una cosa meravigliosa. Mentre tutti piangevano e gridavano agli adulti spaventati, i 2 bambini erano felici perché loro sono più avanti degli adulti e vedono il mondo con una poesia ed una leggerezza che ci deve fare riflettere. Tante volte noi non li ascoltiamo. E una sociologa ha detto: questo libro va regalato ai bambini se gli volete bene, perché ci sono delle domande dopo ogni storia e quindi il bambino deve rispondere a queste domande. Sono storie brevi, quindi la mamma o la nonna, che qui non è la badante, può raccontare la storia e spiegare che cos'è stata la radio, per esempio, nella nostra generazione, nella generazione precedente. La radio con il suo fascino, con la sua bellezza, ma bambini che salvano la vita con WhatsApp, per esempio, oppure bambini in carcere con le loro madri, sono degli argomenti che nei libri per bambini non ci sono mai stati, e questa è una novità. Certo, mi piace anche questa idea di utilizzare l'alfabeto per raccontare un aneddoto, una storia vera collegata per esempio a come ascolto, perché bisogna ascoltare i bambini. E questo è uno dei difetti che noi non abbiamo tutti, gli adulti. Ma di più no. I nostri politici che ascoltano poco e parlano tanto. Non sentono le esigenze vere e i bisogni delle persone. Ed è una cosa piccola, basterebbe ascoltare i bambini quando ti guardano, quando ti ringraziano sinceramente. Un bambino fa un disegno dell'imbuto che non riusciva a farlo, la maestra l'ha aiutato con tutte le sue forze, poi lo strappa il bambino questo delicatamente, la maestra chiede: ma perché hai strappato il disegno?
E lui risponde: perché oggi è la festa della mia mamma, è il suo compleanno, e questo è il regalo più bello che io le posso fare. Guarda, in questo secondo me c'è veramente tanta poesia e tanta dolcezza. Noi cerchiamo la fama, il denaro, che ti posso dire, cerchiamo cose inutili alla fine, ci lasciamo imprigionare da televisione, da questo, da quella, quando invece la cosa che dovremmo cercare è il rapporto con gli altri, migliorarlo, abbracciare le persone che ci incontrano, perché quelli ci possono sempre aiutare, ed ogni persona che incontriamo ci può insegnare tanto nella nostra vita. Senti, mi sembra, dando un'occhiata anche a volo, perché sarò sincero con i nostri internauti, i nostri telespettatori, e chi ci sta guardando, non ho avuto modo di leggerlo, me l'ha appena omaggiato e tra l'altro me l'ha anche così gentilmente anche dedicato in qualche modo, però dando uno sbircio anche velocemente, vedo che è anche una sorta di racconto dove il senior, il nonno, si rivolge al bambino. Ho trovato su alcune lettere U come ultima volontà, V come vecchio e quant'altro. Mi sembra quasi anche uno sfogo, non lasciateci soli. Non è solo questo, è perché i vecchi hanno una storia che possono raccontarla ai bambini. I bambini cresceranno, avranno una famiglia, scopriranno gli amori, scopriranno la vita, e quindi una persona anziana va guardata anche per tutte le storie che ha vissuto. Però è uno sfogo, perché in qualche modo, se tu non alimentassi questa curiosità attraverso il libro, potrebbe sembrare una cosa banale, una cosa superata, una cosa, vabbè, ma che vuoi... C'è la memoria in tutto questo. Guardiamo, un paese che non ha memoria si perde completamente. No, è come se non avesse più storia da raccontare, e finisce là. Invece noi abbiamo una storia grande da raccontare, e quindi gliela dobbiamo fare conoscere ai bambini, dalla musica al ballo. Io parlo anche di Nureyev, parlo dei Beatles, quindi sono magari dei gruppi che i ragazzi non conoscono, quelli di oggi, eppure e ci sono state. Quando io nel mio paese, con un paese difficile e amaro, ho detto a un signore: voglio fare un gruppo musicale come Beatles, quello che veniva dall'Inghilterra, mi ha detto: wake up and you work, su se batavate, esatto. Qua non andiamo in Inghilterra e non c'è nessuna regina che ti farà mai baronetto. Naturalmente non poteva mancare la F della tua fisarmonica all'interno di questo racconto. E questa invece è una storia non tanto bella come quella che ho vissuto io della fisarmonica, perché riguarda una storia vera avvenuta a Ravanusa, dove in un incendio hanno perso la vita molte persone per una fuga di gas, e c'era un signore che suonava la fisarmonica, e tutti i ragazzi delle scuole, anch'io diciamo sono andato, abbiamo trovato una fisarmonica e gliel'abbiamo regalata, la fisarmonica della sua gioventù, perché bruciandosi quella fisarmonica era come se un pezzo di vita andasse in fumo. Si era spento il suo sogno, ecco. Praticamente, vero, vero. Ma anche la B di barbiere, noi abbiamo puntato molto su questo vecchio mestiere che continua a esistere, però ecco, il racconto del barbiere fatto dal nostro Franco Alfonso, che abbiamo avuto qui. E salutiamo affettuosamente, perché mi ha dato la laurea della barba, esatto. Che sono l'unica ad aver in Italia, è una laurea simbolica, però è molto importante. Le sorti dei barbieri sono benedette dalla moglieri. Ecco, i barbieri ci sono sempre nella nostra vita, e nel giorno della civetta, a un certo momento, lo scrittore Leonardo Sciascia dice: adesso io vado a chiedere al barbiere chi è questo Zichinetta, perché lui conosce tutti, quindi fanno parte della nostra vita ed erano i personaggi principali, come il maresciallo dei carabinieri, il farmacista, l'arciprete e il barbiere. Erano le autorità di un paese, e dal barbiere ci andavano tutti, e devono stare, certo, tutti attenti, perché il barbiere tra le mani un rasoio, esatto. Quindi non so se mi spiego. Esatto. Però c'è una grande differenza tra il barbiere, noi abbiamo un attaccamento diverso dal barbiere rispetto alla donna col parrucchiere, un po' una, diciamo, sembrerebbe una sorta di disputa tra le due fazioni, perché oggi il barbiere non è prettamente maschile, si è anche trasformato a barbiere, ma parrucchiere uomo donna è uguale. Però noi come barbiere abbiamo la nostra, dal barbiere l'uomo discute, si confida, si confessa, e succedono tante storie strepitose. Poi il barbiere si fa pagare anche poco, e a me per esempio all'Ercara arriva un dolce, una pantofola, che non è una scarpa ma è un dolce, arriva con un caffè, e paghi intorno ai 10 euro. Se una signora va dal parrucchiere,
almeno deve uscire 100 euro e resta scontenta, mentre noi usciamo tranquilli e contenti dal barbiere. La signora certe volte la conzano, lasciami dire un termine inglese, che il marito dice, ma come ti conzaro, come inizi? Un marito non ha conosciuto la signora, ha detto, scusi, lei chi sta cercando in questo palazzo, perché faceva il portiere? La signora non ha voluto parlargli per 2 giorni, perché non aveva capito che era uno spirito umoristico, uno scherzo, per dire che le parrucchiere si pigliano troppe libertà, dicono, signora, lei i capelli se li deve fare così, che le signore ci tengono, guarda, pure per fare una fotografia a scuola, una maestra bloccata, fotografa, ha detto, guardate, se non vado, se non vado dal parrucchiere, io la foto non la posso fare. Noi questo invece un po' ce ne frega. No, noi siamo spettinati e un po' più selvaggi. E poi dicevano le mogli ai mariti, battini lo barberica, finisci di fare un lupo mannaro. Il lupo mannaro proprio deve, quello con i peli, quello non profumato, un selvaggio, insomma. Esatto, quindi li volevano più profumati. A questo non ci dobbiamo arrivare, fortunatamente non ci arriviamo. Ho visto che tra l'altro hai anche dato spazio in questo libro un po' a questi bambini che vengono con i barconi in qualche modo. Perché ne ho conosciuto uno, Mustafa, che io lo sto cercando, e anche attraverso la televisione dico, se lui mi dovesse vedere, che prenda contatto con me, perché dopo lui è stato adottato, questo bambino, è arrivato con un barcone, sono morti i genitori, e io faccio collezione di radio, mi piacciono le radio, ne ho, diciamo, piccole, grandi, così le ho cercate, lui ne ha visto una rossa che faceva parte di questa collezione, che l'avevo cercata io questa radio, e gliel'ho all'istante. Poi sono andato in tournée con uno spettacolo e quando sono tornato non c'era più. Ho detto alla maestra, dov'è Mustafa? È stato adottato. So che vive a Partinico, ma ho cercato in tutti i modi, non l'ho trovato. Se lui mi dovesse vedere o ascoltare, Mustafa, fatti vedere, perché abbracciarti sarebbe il regalo più bello di quest'anno. Ma a questo punto anche fatti sentire se puoi. Certo. Con tutti no, i mezzi perché possibili. Lo voglio vedere che è diventato grande. E poi era fantasioso ed era molto spiritoso, perché io mi nascondevo dietro la lavagna, lui diceva facciamolo sempre, il bidello però lo sapeva, lui andava a chiamare il bidello e diceva maestro ha lasciato la classe da sola e noi siamo piccoli, poi il bidello arrivava che eravamo d'accordo, appattati pure con lui, faceva un po' di scena, diceva ma è un pazzo questo maestro che vi lascia da soli così piccoli, e invece ero lì nascosto dietro la lavagna, perché con i bambini ci deve pure giocare, quindi è fondamentale. Per chiudere, W come WhatsApp si è andato da una modalità di linguaggio che è aperto tra un senior e nonnino e un giovane, per parlare anche di tecnologia, quindi WhatsApp e poi Z Generation. Allora, avevo letto un articolo di una bambina che aveva salvato la nonna che si era sentita male, e la bambina è riuscita con WhatsApp a dire la nonna sta male, e la zia l'ha sentita, ha chiamato la Croce Rossa e hanno salvato immediatamente, perché occorreva intervenire subito, quindi la bambina ha salvato la vita. Ed io racconto lì di insegnare ai bambini alcune cose che possono essere utili per salvare una vita, per aiutare quindi gli altri, perché se tu insegni una cosa a un bambino, quello la fa, la prende e rispetta le regole e lo farà. E siccome non è il primo che salva un nonno o una nonna, mi è sembrato giusto raccontare. Esatto. Invece Z Generation che cosa vuol dire? È stata una storia, diciamo anche questa, legata un po' alla pubblicità. A Roma c'era un negozio che vendeva dei mobili e dava in regalo per la stanza dei bambini un televisore e una PlayStation. Naturalmente una famiglia, o a Milano mi pare è successo, la signora col marito hanno comprato questa stanza e i ragazzi la stanza sì è piaciuta, ma erano felici che avevano la PlayStation. Certo. Ma il giorno in cui hanno trovato questi oggetti davanti non si sono staccati più dai giochi, e quindi sono successe discussioni, i genitori hanno detto abbiamo sbagliato a mettere il televisore e la PlayStation nella stanza del bambino, poi hanno trovato un accordo di quando dovevano, ma quelli non volevano andare più a scuola. Insomma, sono cose che possono succedere, che succedono, perché con i figli bisogna stare veramente molto attenti, ascoltarli ma stabilire delle regole precise. Bene, allora Maurizio, io credo brevemente abbiamo raccontato un po' di cose, poi non possiamo leggere tutto il libro. L'appuntamento che lo presentano alla Feltrinelli 18, diciamo, dove la... ci saranno 7 signore che mi presenteranno, diciamo, e c'è anche la guardando. Pianista Silvia Vaglica, e tutto sarà coordinato dalla signora Rosa Di Stefano, che darà la parola e darà spazio alle altre signore che mi presenteranno, e ricreerò l'atmosfera della scuola dove io, maestro da solo, non avevo manco un barrino per confessarmi o per dire una parola fuori posto, dove
dovevo stare sempre lì, sistemato e tranquillo, sempre. Bene, allora in bocca al lupo per questa bellissima opera editoriale. Navarra Editore. Navarra Editore, naturalmente, costa anche poco, non ve lo dico, poi lo vedrete alla presentazione. La vita è un alfabeto. La vita continua a essere un alfabeto, perché continua. E dobbiamo indovinare le lettere ogni giorno ed avere pazienza. Avere pazienza. E saluto a questo punto Rosa Di Stefano, la mia carissima amica e collega, che abbraccio fortemente. Buon lavoro a tutti voi e un abbraccio a te, Maurizio. Grazie a te, grazie a tutti i telespettatori e quelli che ci seguono, e che la vita sia un alfabeto bello, positivo, da sogno. Bene, puoi chiudere.